I miei ricordi dell'albero di San Francesco. Beh, ho un ricordo bellissimo. Primo perché ci andavo con mio padre da ragazzino, mi portava spesso lì a vedere quest'albero e mi raccontava che era un albero che aveva tantissimi anni e mi diceva prova ad abbracciarlo. E io quando allungavo le braccia mi rendevo conto che da bambina che neanche se facevo il giro 10 volte riuscivo a abbracciare il suo tronco. Ho tanti ricordi di quell'albero. Poi ogni volta che ci tornavo con dei miei amici li portavo lì a vederlo. Era così gigantesco, così fiabesco quasi. Un anno tornai giù e lo trovai completamente diviso in due, perché un fulmine l'aveva spezzato. E ci rimasi così male, pensavo che anche se fosse tagliato avrebbe ricicciato, ma invece no, non c'è stato niente da fare. Ci sono tornata in quel luogo e non l'ho più visto e non è più la stessa cosa. Da allora non ci sono più rientrata. La figura di San Francesco è molto importante, soprattutto per i più piccoli, il santo patrono dei lupetti, San Francesco. E poter fare educazione nel posto dove Francesco era davvero passato, realisticamente è stata un'esperienza molto forte. Più santo degli italiani, il più italiano dei santi, è perché, forse perché ha ammansito il lupo. Il lupo è la passione, ammansire la passione vuol dire entrare nell'ordine cosmico dell'amore. E la cosa più bella è non invidiare ciò che uno ha, ma contentarsi. Una volta che l'ha trovato la chiave, questo mistero umano resta bene. No. Va all'avventura, rischia la pelle per la libertà. La volontà di Dio è diversa da quella dell'uomo.